Passa su fifagoin.com e acquista i tuoi crediti a prezzi bassissimi e con il codice Mike è il 5% di sconto, link in descrizione. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Show, siamo tornati su FIFA 19. Sono anche l'uomo più sfigato della giornata, oggi non c'è nessuno più sfigato di me. Perché infatti sto riregistrando questa intro. Perché ragazzi, sapete che ho avuto problemi già col video delle 14 che non avete visto. Questo è il secondo, ho avuto problemi pure su questo e lo sto registrando. Allora, i premi li ho aperti e quello sono riuscito a recuperarlo fortunatamente. Anche questa settimana sono arrivato fuori classe. 1, 2, 3, lo scoprirete. Non ho registrato però, quindi se vedrete delle immagini saranno della Weekend League precedente, dove sono arrivato fuori classe 2. Voi direte, vabbè, ma ci sei arrivato quando non c'era Ronaldo nei Pix. Però da quando hanno messo questa nuova patch, ragazzi, sto giocando benissimo. Innanzitutto, ragazzi, questa che vedete è la formazione con cui ho giocato questa Weekend League. Non guardate Cancelo, perché era Cancelo if. Però ecco, di tutta questa formazione, Cancelo è il dubbio, ragazzi. Perché è buono come terzino, però non è che mi fa impazzire, Ma adesso nella prossima proverò questo Once to Watch e vediamo come va. Differenza dall'ultima è che c'è Gullit piuttosto che Pogba come titolare. Non so, ragazzi, se Gullit effettivamente è più forte del mio Pogba if, perché cioè comunque Pogba, ragazzi, gioca. Guardate l'overall o le carte o il numero che c'è scritto sulla carta. Io mi baso più che altro su delle statistiche difensive. Cioè Gullit mi garantisce una difesa maggiore rispetto a Pogba. Però ragazzi, si stanca subito. È veramente una resistenza quanto io davanti a una pornostar. Un secondo e mezzo. Secondo voi è meglio Pogba o meglio Gullit? Fatemelo sapere. So che tutti vi state chiedendo che ci fa lì quel Militao. Com'è quel Militao? Soprattutto a 4 intesa, quando io potrei spostare, come ho fatto qua, Pelé, CDC, va a 7 intesa. No, ragazzi, Militao a 4 è meglio di Militao a 7, fidatevi. È una bestia, è veramente fortissimo. È difficile da ibridarlo, magari dovete prendere Alex Telles, fate voi. Questa è la mia squadra. Io, ragazzi, ho giocato le ultime due con Militao a 4 e ho fatto fuori classe 2 e fuori classe vedrete. Però ragazzi, come vedete, ho già comprato Maldini perché ho in mente di fare dei cambi, soprattutto in difesa. Prenderò sicuramente Ramos Todi appena potrò. Potrei prenderlo anche subito e fare Ramos Todi Militao. E invece penso che giocherò questa Weekend League con Maldini, che ho già comprato, non il Prime. E poi ragazzi, voglio prendermi lui, Varan Todi. Voglio provarlo, ho sentito tanti che ne parlano benissimo, tanti che dicono che non cambia granché. Voglio fare una prova. Poi ragazzi, non c'è molto altro da dire. L'attacco è spaventoso, ovviamente Cristiano Ronaldo è CC, ma solo per l'intesa. Diciamo questo, che con la nuova patch finalmente hanno tolto sto schifo dei tiri a giro, perché non si giocava più a calcio, ragazzi. Si giocava semplicemente a far girare la palla in modo tale da arrivare al punto che riusciva a fare il tiro a giro col time finishing. Invece l'hanno nerfato tantissimo. Mi sembra più difficile fare gol. Cioè io creo tanto, ma arrivo davanti al portiere o sbagliano, prendono pali, un sacco di pali prendono. Però ragazzi, questa Weekend League, forte del successo di quella scorsa dove sono arrivato oro 2, era il mio miglior piazzamento, ci sono andato un po' troppo sgargiulo, dico la verità. Infatti la prima partita l'ho persa ai rigori. Non era forte il mio avversario. Ecco, penso ragazzi, con questa patch nuova ci sia più momentum, nel senso, perché secondo me per migliorare è inutile che qua vi faccio dei quanti gol ho fatto, no, ma vi devo far vedere le sconfitte e dalle sconfitte migliori. Ma a me è successa una cosa emblematica: ho incontrato lo stesso giocatore due volte. Ora io non pensavo fosse possibile sta cosa, cioè tra miliardi di giocatori che giocano a FIFA, possibile tu becchi lo stesso? L'ho beccato due volte, la prima ci ho perso 4-3 con Gollonzo alla fine, ma io lo sapevo ragazzi che avrei perso. Ma secondo me c'era un momentum pazzesco a favore, perché io facevo tiri, 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 pali, paletti. Quando l'ho rincontrato non c'era il momentum. 30 minuti, 4 fischi, a casa, quit e a casa. Fatto sta ragazzi che questa Weekend League per poco non l'ho bruciata, perché ho fatto una feed di 3 sconfitte consecutive in tilt clamoroso. Tra l'altro una sconfitta l'ho fatta contro un ragazzo che ci segue, che mi ha scritto meglio che abbiamo perso tra di noi che contro altri. Però insomma la stavo per buttare, perché se perdi 3 consecutive. Però alla fine ce l'ho fatta ragazzi e sono arrivato, guardate un po', fuori classe 2. Ora io vi lascio al Mike Show del passato che vi apre i pacchetti. Peccato che forse la prossima Weekend League la giocherò
a fine marzo, perché adesso andrò in viaggio di nozze, quindi tanto sicuramente quando non la giocherò io usciranno i peggio giocatori. Raga, speriamo bene che mi riusciate a vedere. Ora 3, 2, 1, forza, primo pacchetto, non mi importa niente, dammelo almeno buono così me li do io nell'SBC. 3, 2, 1. Cazzo, che pippe. Prendo Piontek. Anche se a livello di SBC sarebbe meglio Veretout francese, più ibridabile di Piontek. Però mi prendo Piontek perché mi sta perseguita. E sto sicuro che se no mi esce 6 volte. 3, 2, 1, senza guardare, ragazzi. Forza. Oh, tra l'altro, penoso, giochi fuori classe 3. Primo pick, penoso. 3, 2, 1. Oh, me lo so chiamato. Di nuovo Piontek. Me lo so chiamato questo. Il peggior. Questo potrebbe essere il peggior player pick mai visto, Mannaggia a te. Almeno nei pacchetti, Vai. Dammelo buono. 85 Coman. Coman. Che schifo, regà, oh. Che schifo. Settimana scorsa bene bene, sta settimana lo schifo. Piatek, Bruno Fernandes, Coman. Oddio, se l'avessimo trovato IF pure. Zinchi. No, ho aperto quello degli IF, non lo volevo aprire, mi sono sbagliato. Ok, però walkout. Walkout IF. Portoghese. Ah, porco Giuda, portoghese, porco Giuda. Vabbè, spero ragazzi che almeno ci sia tipo Coman o Balotelli, visto che questo 86, gli altri due no. Oh, me lo so chiamato, ho detto, tanto a noi se ci esce qualcuno forte, ci esce questo. Io non ho vergogna proprio, non c'ho vergogna. Oh, Madonna! Io ragazzi, nel senso, gioco non... Perdi la salute mentale per trovare Dalmau. Cioè, io spero, ragazzi, che mi salvino i premi dopo. Perché, cioè, dal mio punto di vista, questo è il peggior player pick che ho mai fatto, Cioè, i peggiori rewards che ho mai fatto. Sì. Volevi Courtois, Invece no. È Castello, che l'hanno pure aumentato. Castello, Barota, Miranda. Vattin, proprio. Oh, walkout. Dimmi che sei un icon. No. Però sei un if. Oh, if walkout. Francese. Portiere. Ah, Coman. Er cazzo de Coman. La Betulla. La Betulla, guarda. Il Castello, la Betulla. Perché uno deve grindare in Weekend League per sta zozzeria, guarda. Per sta zozzeria. Schifus. Tra il pessimo e lo schifoso. Forza. Ultimo non scambiabile. E poi c'è il pacchetto da 20. Oh, walkout così, back to back. Dimmi che sei almeno forte, per favore. Non giochi più nel Napoli, Amsic. Vabbè, Amsic sai che fine fa. Fa così. Fa. Che stai a fa? Che stai facendo, Amsic? Non lo so, ragazzi, io non me lo sarei mai venduto. Non ho capito se è stato il Napoli che l'ha voluto vendere o è lui che ha detto: bella raga, vado a prendermi i soldoni in Cina. Oh, FIFA, è l'ultimo. Non sarà sicuramente un walkout, però io ci spero, ragazzi. Dammi un icon fatta bene e non è un walkout. Ovviamente, raga, nel pacchetto quello che conta, manco Mandzukic ci esce. Kramaric, capito ragazzi? Nel pacchetto quello che contava trovare la roba, noi non ce la troviamo. Questo è il peggior player pick mai visto, ragazzi. I reward più brutti della storia. Vabbè ragazzi, fatemi sapere che ne pensate. Io adesso provo a comprarmi questo run. Player in that part of the pitch. In behind the defenders. Ibrahimovic in the corner. No, incredibile! Incredibile! Non ci posso credere, sta cosa è assurda! È assurda! Al 120esimo si è spostato il portiere. Drive shot, palo. Incredibile, io non ci gioco più a sto gioco di merda. Il pollo la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano. Mike Sciosha. Mike Sciosha.